Ciao amici di Italia Top Games, dopo 4 vittorie consecutive, dopo 3 sconfitte consecutive, siamo ancora qui a cercare di avanzare in divisione 4 e questo video si concluderà nel momento esatto in cui riuscirò a passare. C'è Varane che è giù, quindi Alaba difensore centrale, c'è Saka, quasi quasi lo metto dentro Saka e successivamente Bega lo metto nel secondo tempo, proviamo anche questa. E basta, e basta, e basta. Osimhen è in mezzo, Lewandowski su. L'avversario di divisione 4. Eccolo qui, De Gea, Beckenbauer, Rudiger, Dest, Carlos, Vieira, Camavinga, Di Maria, Salah, Vinicius Junior e Morata. Mi serve un punticino, un punticino. Le ultime 3 partite tutte perse di misura. Sono successe di cotte e di crude. Vabbè, non ci torno. Benvenuto agli appassionati di calcio e delle grandi emozioni che questo sport è in grado di far vivere. La partita di oggi è sicuramente un grande spot per il nostro gioco preferito, potrebbe già emettere un verdetto importante di questa stagione. Un solo punto separa questa squadra dall'obiettivo finale, la promozione e il fatidico salto di categoria. Anche se hanno a disposizione 2 risultati su 3, la concentrazione è comunque al massimo. E la vittoria, soprattutto dopo 3 sconfitte consecutive. Oh, iniziamo subito. E qui ci poteva stare anche l'ammonizione, l'arbitro l'ha graziato. No, come umano l'arbitro. Oh. E c'è già un calcio di punizione da posizione pericolosa. Roberto Carlos. No. Qui mi sembra un po' lontano, forse farebbe meglio a cercare qualcuno in area di rigore. Di Maria! E il palo salva il portiere! Un'ottima opportunità che poteva anche portare a gol. E poi c'è chi non crede nella sfortuna, questa conclusione gli farà cambiare idea. Contrasto in scivolata. Vieira. Di Maria vede lo scatto e cerca la profondità. Osimhen. Salah decide di sfruttare la fascia. Sono stati graziati. Skill. Osimhen, ecco Lewandowski, si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Interessante azione sulla fascia destra. Se ne va, fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. Saka, la palla entra in aria. Mohamed Salah, ecco Lewandowski. Probabilmente questa azione poteva essere gestita meglio. Certo, da quassù è facile dirlo, in campo è un'altra cosa, però insomma. Vince il duello e la fa sua. Si sono salvati e le probabilità non erano dalla loro parte. Possono respirare. Intervento provvidenziale. Compagni e mister devono ringraziarlo. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. E trova il compagno. Saka. Bravo, bravo. E passa. Vediamo se può capitalizzare. Interrompe un'azione che poteva diventare pericolosa. Camavinga. Lewandowski. Nessuna delle due squadre fino adesso è riuscita a superare il portiere avversario. 0-0. Osimhen. Bell'anticipo, ora possono ripartire. No, ma perché la passi lì se... Di Maria. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Osimhen.
evita l'avversario con un dribbling elegante. Camavinga, Lewandowski, ottimo intervento di Ederson. Che grande parata, una parata eccezionale, ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. Va con il passaggio corto, possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Scodella il cross, salta e colpisce di testa. E questa azione avrebbe meritato una conclusione migliore. Avevano molte opzioni in area di rigore, questo è il modo di attaccare. Il pallone sulla sinistra, ora cosa succederà? Errore qui, pallone sprecato. Dest. E trova bene il compagno. Difesa impeccabile qui. Non gli hanno lasciato lo spazio per concludere. Vai, vai, vai. Gioca una palla lunga. Supera il diretto avversario. Colpisce. Grande salvataggio di De Gea. Intervento duro ma corretto. Vinicius Junior. Roberto Carlos. Ci prova con un pallone profondo. Palla filtrante per Lewandowski. Prova a tirare. E dai, però. Un gol magnifico. Punti presi finora e ringraziarlo per questo gol a fine primo tempo. Ora dovranno essere bravi a sfruttare l'entusiasmo e a mantenere il vantaggio. Questo lo ricorderà come uno dei gol più facili realizzati in carriera. Il portiere ha tutte le ragioni per lamentarsi con i compagni. Troppo, troppo spazio concesso. Non possono permettergli di arrivare libero in quella posizione. Vinicius Junior! Cerca il tiro dalla media distanza. E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Vai, Beck. Sembra che manchi loro un po' di cattiveria, specialmente nel reparto offensivo. Non sarei sorpreso di vedere un paio di cambi nel secondo tempo. E l'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Ma perché mi fa questi cross così? Perché? Di Maria. Salah. Lewandowski. Vinicius Junior. Pallone interessante in verticale. E passa. Lewandowski. Salvati dal palo. Altra chance. Foden prova a darla profonda nello spazio. C'è l'opportunità per il contropiede. Foden. Di Maria. La difesa spezza questa azione personale molto pericolosa. Sceglie di andare per vie verticali. Beckham. Beckham prova a metterla al centro. E dai, però non ci arriva nessuno. Ecco Lewandowski. De Ligt tiene sul piano fisico. L'appoggio sulla fascia. Opportunità di ripartire. Pallone interessante in verticale. Cross in arrivo. Cross deviato dal difensore. Sarà calcio d'angolo.
Ragazzi, conto su di voi. Substitutions taking place. L'allenatore decide di sfruttare l'ultimo cambio a sua disposizione. Si verifica dunque una doppia sostituzione. Sarà interessante vedere come si organizzeranno in campo adesso. E toglie la palla dalla zona rossa. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Non riesce a vincere il duello fisico. Errore qui, pallone sprecato. Salah. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Sterling. Prova a giocarla in profondità. Rudiger. Di Maria. Sono al costante inseguimento della palla. Non è un buon segno questo. Una retroguardia di nuovo molto attenta. Straordinaria motivazione da entrambe le parti. All'entusiastica azione d'attacco ha replicato una dimostrazione di caparbietà difensiva. Gabriel Jones, grande salvataggio di De Gea. Bel tiro. Sono andati vicini al gol. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di fare entrare il mister. Ha letto bene la traiettoria della rimessa dal fondo avversaria. Vede lo scatto e cerca la profondità. No. E no, niente, è finito il fuorigioco. Number 23, Luis Diaz. La palla è ancora loro. Riprende l'azione d'attacco. Prova a verticalizzare. Dest. Di Maria. Provano a partire in velocità. Prova a darla profonda, nello spazio. Riceve un pallone interessante. Può vedere la palla. Pronto al tiro. La rete. Il pareggio era nell'aria. Passo agile e inarrestabile, tempismo perfetto e conclusione vincente. Magnifico. Azione personale straordinaria, Fabio. Io lo sai, non voglio essere di parte, ma visto quello che ha fatto, speravo proprio la mettesse dentro. Se l'è meritato. Si riparte, di nuovo in parità. La domanda è, ora riusciranno a tenere alti i ritmi e provare a vincere? Se ne va. Tiro di Foden. Gabriel Jesus. Occasione fallita, è stato sfortunato qui. Stanno tenendo bene il pallone, un altro passaggio riuscito. Ci prova con un pallone profondo. Va alla ricerca di un compagno davanti. Gran prova di forza, palla recuperata. Gabriel Jesus prova a darla profonda nello spazio. Beckham. Sbagliato qui a fare il super stile. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Rigore. Azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. Ed io ho fatto fallo? Ah. Era da non ho capito che è successo. Sì, mi confermo che è stato ammonito per il fallo di poco fa. Devono assolutamente sfruttare questa occasione da palla ferma. Da specialista dei calci piazzati qual è ora una grande opportunità. Beckham, grande salvataggio di De Gea, una parata fantastica. Ha intuito perfettamente la traiettoria della palla, gran bella parata. Beckenbauer con il fallo, sembra che l'arbitro voglia intervenire e sì, non la passa liscia, si prende un cartellino. La Juventus ha adesso due giocatori ammoniti in questa gara. Sterling,
Jordan Henderson ruba palla in modo magistrale, riesce a non farsi ingolosire dal possesso e la butta via. Jordan Henderson, pallone interessante in verticale. Chissà Fabio se le squadre si accontenteranno del pareggio o se assisteremo a un colpo di scena. Two added minutes has been indicated. La gioca a sinistra. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Guadagna Mercetti. Grande salvataggio di De Gea. Che classe! Ottimo salvataggio. No, vabbè. Bella parata che risponde. Vabbè, vabbè, guardate, non dico niente. Estremo difensore. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Fabinho vede lo scatto e cerca la... Attenzione al tiro! Ed è gol! Che giocata! Un vabbè. Gioiello! Difficile fare meglio! Gabriel Jesus è stato molto bravo. I passaggi... Mi sa che qualcuno è uscito, si è disconnesso. Possono perforare la difesa. Certo, chi lo riceve goal! Si deve muovere al momento giusto. Gabriel Jesus! Adesso vedi che non prendo i tre punti, Dai, iniziamo la divisione 4. Facciamone una e vediamo come va. Sì. Cinque vittorie e un pareggio. Porca zozza, ce la devo fare. Che faticata, ragazzi, che faticata. Una sola, una sola. Che devo tornare a lavorare. Procediamo. Divisione 5, 2396. Ma dice poco, però vediamo di fare il nostro. San Benete sul mio corregionale. Facciamo lui bianca e io rossa. Ok. Magnan, Romagnoli, Stones, Calulo, Hernandez, Tonali, molto Milan, Florenzi, Fabregas, Leo, Lewandowski e Sané. 4-3-3 sui generis. Noi come siamo? Mamma mia. Ederson così. Ospina così, allora proprio no. E bah. Per il momento lasciamo tutto così. E procediamo. Non è che sono proprio contentissimo, ma... Staccate per il conto, no, no, va bene così, dai. L'importante sarebbe non perdere, perché un punto lo dobbiamo comunque fare. Vediamo, vediamo che succede. Higuain, la prima volta lo vedo nei football, nella sua panchina c'è Higuain. Mai, no, mai visto fino ad oggi. Allora,
Ben ritrovati amici telespettatori, la nuova edizione di questo torneo che tutti noi attendevamo da tempo. Il conto alla rovescia è finalmente terminato, la giornata di oggi che molti avranno cerchiato in rosso sul calendario è pronta a regalarci tutte le emozioni che ci si aspetta da una partita inaugurale. Molte le squadre in campo, tante e diverse tra loro, le rispettive ambizioni e aspettative. Non andate via, mettetevi comodi. Higuain! E non trova la palla davvero fa giocare proprio. Centimetri. Da così lontano era difficile sorprendere il portiere. Il passaggio sarebbe stata una giocata più sensata. Passaggio sulla destra. Palla a Beckham. Beckham tenta l'affondo sulla destra. Beckham prova a metterla. Ecco il tiro! Un gol strepitoso! Gli è bastato un attimo per impadronirsi della partita. Sapeva che la squadra aveva bisogno di una sua giocata. Ed eccola! È quello che fanno i grandi campioni. Ha controllato con il primo tocco e l'ha messa dentro con il secondo. Magnifico! Il Basilea si trova già in svantaggio. Un pessimo inizio. Ha provato l'azione individuale senza successo però. Ah, peccato. Tonali. Palla a Florenzi. Foden. Cercano l'azione veloce. Lewandowski. Grande occasione. Qui cercherà il tiro. Quando commetti un errore simile in quella zona del campo, spesso devi raccogliere la palla in fondo al sacco. Gli è andata davvero bene. Devono sfruttare questo calcio d'angolo. Sané prova a darla profonda nello spazio, la gioca bassa, pericolo. Occasione per il contropiede. Tonali. La partita si è accesa subito, non erano ancora trascorsi 10 minuti dal fischio iniziale, già un gol. Il punteggio è quindi di 1-0. Higuain. No, niente, è finito in fuorigioco. Gabbia. Rubén Díaz. Lancio lungo del portiere. Rovina la festa agli avversari intercettando il pallone. Tonali. La gioca sulla destra. Gli ridà il pallone. Ci prova con un pallone profondo. Cross in mezzo. Ci mette. E il portiere ci mette una pezza. Alaba. Opportunità di ripartire. Beckham. No. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Pallone interessante, in verticale. Sané! La toglie dalla porta! Molto attento qui il portiere. L'importante è non perdere la concentrazione quando serve. La mette in aria. Palla intercettata. Osimhen. Provano a partire in velocità. Ecco Lewandowski. Sapeva già tutto, anticipa l'avversario. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Osimhen. Lewandowski. Lo sposta di peso e gliela porta via. Florenzi. C'è l'opportunità per il contropiede. Bravo Osimhen, nonostante non sia la sua mansione preferita. Sceglie di andare per vie verticali. Ecco un'occasione di contropiede. È riuscito a passare. No, che okay. Stones. Tonali.
Florenzi. Vede lo scatto e cerca la profondità. Chance per tirare. Ma no. Ma no, Ederson. Nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma, ha messo la palla in rete. Ben giocato. Si è sbarazzato delle attenzioni indesiderate dei difensori e non si è fatto intimidire dal pressing. Gol meritato. Si ricomincia da una situazione di parità. Quando si confrontano formazioni così valide, è naturale che il risultato rimanga in bilico. Bella partita. Tonali. Lewandowski. Pallone interessante, in verticale. Ottimo intervento di Ederson. Fallo è anche piuttosto evidente, per la verità. Il direttore di gara oh, fuori. Ciao Higuain. Ciao, ciao, ciao Higuain. E ora dovranno giocare il resto della gara 10. Prova a darla profonda nello spazio. Hernandez. Tonali. Hernandez. There will be 1 minute added time. Il recupero è quasi finito, presto arriverà il fischio dell'arbitro. C'è spazio, occhio! Bella giocata. E no, ma dai, ma fa un passaggio così. Ma perché tutti i movimenti dell'IA fanno così schifo? Ma niente affatto. La gara è stata vincente nonostante il risultato non certo poco abituale di 1-1. C'è un perfetto equilibrio, entrambe le squadre hanno realizzato una rete a testa. Proviamo dopo ad aprirci 45 un minuti po'. Che ci hanno regalato una rete per squadra, visto l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Il risultato è ancora appeso a un filo. Substitution in progress. E comincia la seconda parte di gara. Ecco Sané. Se ne va. Beckham, autore di un assist oggi. Qui può partire il contropiede. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Hernandez. Ahiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Stones. Tonali. Ed ecco Florenzi che riceve il pallone. Vediamo se può capitalizzare. Lewandowski. Lewandowski ha provato a tirare subito ma non ha trovato la rete. Stop e tiro tutto in un attimo. Se lascia un giocatore così tempo di pensare, il pericolo è assicurato. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Tonali. Gabbia. Tonali. Costruiscono la manovra con sicurezza. Sceglie di andare per vie verticali. Si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. Tonali. Errore qui, pallone sprecato. E dai però queste cose. Foden. Jordan Henderson, arriva il pallone. Ecco Lewandowski. La mette in avanti. Prova il fa buona guardia Maignan. Non ci credo. Tonali. The attendance for this match was 80,314. Sané. Fallo netto, sì. Nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Ma... sono perplesso. Forza. Substitution. L'allenatore decide di sfruttare l'ultimo cambio a sua disposizione. C'è un doppio cambio.
Due cambi drastici, Fabio, ma evidentemente l'allenatore lo riteneva necessario. Serve il compagno più indietro. Ottimo, Lewandowski! Ottimo intervento di Ederson. Il portiere... Questo errore potrebbe essergli fatale. Fabinho. E no, e però... Partiamo con una rimessa laterale. E l'arbitro, con l'assistenza del guardaline, dice che c'è stato offside. Ferma l'azione avversaria e fa ripartire i suoi. Prova con la palla lunga. Passaggio in avanti nello spazio. Riceve il passaggio. C'è spazio per calciare. Cross a centro. Cross di Alaba. Può vedere la palla. Tenta la conclusione. No. Un palo clamoroso. Bel tiro. Sono andati vicini al gol. Palo. Veramente sfortunato. Non è entrata per una questione di centimetri. Kalulu. E questo tentativo d'azione non va a buon fine. Gli avversari hanno fatto buona guardia e forse è mancata anche un po' di inventiva nei passaggi. De Ligt. Ecco un'occasione di contropiede. Alza la palla in profondità verso un compagno. Ed ecco che viene servito sulla fascia. La butta in mezzo. Ottima lettura di gioco, recupera palla. C'è l'opportunità per il contropiede. L'arbitro indica chiaramente la rimessa. Substitution on the field. Number 20. Coming on the field is number 23. Lorenzi. Tonali. Ci prova con un pallone profondo. Può andare in rete. Occhio al tiro. E c'è proprio il Basilea. Partita vivissima che ora ha cambiato dominatori. Bravi. In 10 contro 11. Passo agile e inarrestabile. Tempismo perfetto e conclusione vincente. Magnifico. Qui è stato bravissimo. Una performance da goleador. La palla sembrava incollata ai suoi piedi. Non riuscivano a levargliela. Conducono con una rete in più degli avversari. Ha segnato un giocatore spesso presente all'appuntamento con il gol. Tomori. Tonali. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Passaggio splendido, una chance. Prova la conclusione. E anche stavolta niente di fatto, incredibile. Hanno avuto diverse occasioni da gol. Ci sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, prima o poi la rete arriva. Errore qui, pallone sprecato. Ultimi 5 minuti da giocare, più eventuale recupero. Prova a darla profonda, nello spazio. Prova a metterci il piede. Tomori. Si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Difesa molto distratta in questa occasione. Ottiene un buon calcio di punizione. Arriva il direttore di gara, vediamo cosa decide. Scatta l'ammonizione, prevedibile. Vogliono recuperare lo svantaggio, ma non possono farsi prendere dalla frenesia. Devono giocare con la testa e non sprecare più niente. Non riesce a vincere il duello fisico. Gabbia. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Pallone interessante, in verticale. Attenzione, può avanzare e tirare.
cerca la rete. La conclusione. Continua l'azione, la riconquista. Non ci credo, non ci credo, ragazzi. Ma avete visto? Devo farne un altro. Ma io, guarda, mai visto una roba del genere. Non, cioè, queste ultime partite lasciano davvero, mi lasciano davvero segnato nell'animo. Vabbè. L'ultima. Ma ragazzi, queste sconfitte così lasciano davvero il segno. Sto iniziando a cedere, mi stanno iniziando a cedere i nervi di fronte a questo gioco, devo dirvi la verità. Ultima, anche perché dopo si ferma la PlayStation 5 a registrare dopo un'ora. Ok, Foden è subito giù. Stavolta metto dentro Sterling. Non mi frega niente. Faccia freccia su. Per il resto va bene così. Ah, vediamo l'avversario. Anche se era qui. Musso, Campbell, Van Dijk, Carlos, Pavard, Rice, Ferratti, Malinowski, Salah, Vlahovic e Rashford. Vediamo un po'. Lewandowski in panchina, Fabinho in panchina, Mount in panchina, Varane in panchina. Cosa starà organizzando l'avversario? Salas, Rashford e Vlahovic. Bell'attacco. Andiamo. Ben ritrovati amici da casa. La partita che vi presentiamo non ha probabilmente la più dei grandi match. Un'importanza anche relativa nel quadro generale della competizione, ma l'orgoglio è un sentimento ben presente in questo sport e i suoi protagonisti non ne sono certo immuni. La competizione e lo spettacolo in campo non potranno che guadagnarne. Godiamoci 90 minuti del nostro sport preferito. Lo spettacolo che offrono le due curve. Rashford è decisamente fuori bersaglio. La sua conclusione. Hanno nuovamente dimostrato quanto sanno rendersi pericolosi sfruttando le ripartenze. Osimhen. Beckham. Errore qui, pallone sprecato. Roberto Carlos. Osimhen, Sterling, Osimhen, Beckham, prova ad andare via con eleganza, Fabinho, no. Ottimo senso della posizione, pericolo svettato, Rashford, cercano l'azione veloce, Rashford cerca l'affondo sulla sinistra, ci prova con un pallone profondo. Attenzione, grande chance. Può concludere. Un grande momento di calcio. Un gol magnifico. Ed è subito spettacolo. Che gol! Ha aperto le marcature con una rete importante. L'hanno cercata e voluta fortemente, ma c'è ancora tanto da giocare. Devono essere bravi ora ad amministrare il vantaggio. E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Che giocatore! Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati. Ha dimostrato classe e ottima forma fisica.
e la partita inizia alla grande, subito gol. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Avanzano con una intricata rete di passaggi. L'appoggia sulla fascia. Stanno giocando bene in ampiezza, ecco Fabio. Ecco che parte il cross. C'era stato un ottimo movimento in area di rigore, ma non è riuscito a premiarlo. Lewandowski. Osimhen. Pallone interessante, in verticale. Intercetta il pallone e ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. Pavard prova la fondo sulla destra. Pavard. Va al cross. Beckham. Pallone nello spazio. Beckham. Beckham prova a metterla al centro. Sbroglia evitando di farsela rubare. Pallone di ritorno verso il centro. Fabinho. Salah. Se ne va in scioltezza. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Rashford! Grande occasione ma palo. Salah! La sua conclusione manca lo specchio della porta. Non è andata a finire come speravano, ma la fase di preparazione mi è piaciuta. Un ottimo contrattacco. Tocco preciso. Qui può partire il contropiede. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Sceglie di andare per vie verticali. Effetto il cross. E va a colpire di testa. Il pallone è dentro. Vantaggio di due gol. La partita si mette in discesa. Niente. Così va. Così va. Hanno trasformato una situazione difensiva in un contropiede in pochissimi secondi. Veramente un'ottima giocata. Gara sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Pavard. Vede lo scatto e cerca la profondità. Allarga il gioco a destra. Cross verso il centro dell'area. Intervento fondamentale. Ecco un'occasione di contropiede. Beckham. Prova Sterling. Può andare. Ottima prestazione difensiva che risponde a un'iniziativa individuale altrettanto lodevole. La mette in avanti. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Errore qui, pallone sprecato. Prova a darla profonda nello spazio. Lewandowski! Ecco la rete! Tripletta, hat-trick. Che partita eccezionale la sua. È incredibile come sia sempre nel posto giusto al momento giusto. Si riparte dal 3-0. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Prova il cross in aria. Occhio alla conclusione. Un sacco alle spalle. E vabbè, allora usciamo. E proviamo la terza della divisione 4, perché tanto qui non c'è trippa per gatti. Controllo di palla splendido e finte che hanno mandato la difesa. Abbandoniamo partita. 4-0, che mazzata. E proviamo l'ultima, che sto pure ai limiti dell'ora.
Speriamo che me la registra tutta la PlayStation 5, speriamo di fare presto, ma porca. Stiamo a prendere mazzate su mazzate. Ah, ragazzi, ragazzi, come si mette male, come si mette male. Quelle quattro vittorie mi hanno fatto ringalluzzire e qui adesso mi hanno fatto tre sconfitte, una vittoria e due sconfitte. Male, 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 male. Niente, non mi trovo neppure un avversario. Tanto per far aumentare il nervosismo. Non trovo un avversario. Direi che c'è qualche problemino, ragazzi. E niente, mi fermo qui. Mi fa uscire? Non mi fa neppure uscire, andiamo bene. Ragazzi, fermo qui la registrazione, magari faccio un altro video se riesce a trovarmi un avversario, ma sto già a 47 minuti e non riuscirei sicuramente a finire la partita. Vi do appuntamento al prossimo video, sperando le cose vadano meglio. Ciao ciao!